La città più bella del mondo, ma non sarò il primo e non sarò nemmeno l'ultimo a dirlo. Sicuramente bisogna constatarlo perché molta gente non la conosce, non conoscendola, quindi non sai il potere di attrazione, il potere di benevolenza, di amore che ha questa città. Ti racconto un aneddoto molto, molto semplice e molto piacevole. 7-8 anni fa, sai, si parlava di crisi, l'Italia è in crisi, questo, quell'altro, al che venne un giornalista milanese e mi chiese: senti, come supererete la crisi? Facci, scusami, papà, noi è congenita, noi siamo da 30 anni in crisi, sono nati in da crisi praticamente, quindi è come se già avessi gli anticorpi ed ero già preparato proprio per questo mio modo di essere, il mio modo di essere napoletano, che già ti pone, forse per certi versi, in anticipo agli altri perché vivi in una società dove ti fai forza a spintoni, dove l'idea nasce nel quotidiano, dove, che ti devo dire, il rapporto intersociale, il fatto di parlare, per esempio, di parlare con gli altri, è un semplice rapporto che tu acquisisci già vivendo a Napoli. A volte dice: ma come sei? Perché sei così bravo nelle pubbliche relazioni? È normale, perché per me è una cosa normale, colloquiale, parlare con le persone. La tradizione ti impone la presenza della natività, quindi ci sta sicuramente in ogni presepe che si rispetti c'è la natività e ci sono tante altre figure di contorno che hanno uguale importanza. Benino, per esempio. Tu devi sapere che il presepe napoletano è un sogno. Chi fa questo sogno? Il pastore che dorme, Benino. Quindi, insieme alla Madonna, San Giuseppe e il Bambinello, c'è questo pastore. Ma ce ne sono tanti altri: c'è Carmela, c'è Stania Ziel. E questi sono pastori: c'è lo Zampognaro, il Ciaramellaio, i Tre Re Maggi, c'è sta Cicibacca in Coppa Votte. Ce ne stanno tanti e tanti che sono quelli tradizionali. Ti posso dire che quest'anno, per esempio, da napoletano tifoso del Napoli, la statuetta più venduta a Napoli è Cristiano Ronaldo. Non mi dice niente, che te posso dire? Io per un fatto di domanda me la chiedono, quindi la devo fare, anche se la faccio malvolentieri, ma avrei preferito che fosse, che da già dice, piuttosto un altro soggetto. Però ti devi adeguare alle leggi del mercato. Oggi sì, a San Gregorio almeno vengono ancora tante persone, soprattutto persone giovani si sono avvicinate al presepe perché c'è stata questa sorta di evoluzione presepiale. Quindi si passa dalla tradizione dove c'è la Madonna San Giuseppe e alla continuazione con questi pastori nuovi. Sicuramente sarebbe potuto nascere altrove, ma fortunatamente è nata a Napoli. Fortunatamente è nata a Napoli da un napoletano che l'ha saputa sfruttare e che oggigiorno permette a Napoli una sorta di rinascita, perché se tante persone vengono a San Gregorio Armino, vengono quindi a Napoli, è perché c'è la presenza di queste figure, non solo, ma c'è anche la presenza di queste figure. C'è un po' di tutto quello che oramai è nel mondo, perché si va dal personaggio tipico napoletano, che può essere quello della squadra di calcio. Ma si passa, che ti devo dire, per i personaggi del mondo dello spettacolo, per quelli della politica e per quelli del jet set internazionale. Quindi insieme a Clint, a Trump, al presidente, diciamo, russo, al presidente francese, alla regina d'Inghilterra, c'è la Pausini, c'è Pino Daniele, ci sono giocatori quindi come Verdi, c'è sta il Pipita in veste adesso adeguata del Milan e addirittura mo lo faremo nella veste del Chelsea oramai. Non mi dice niente, che devo fare?